day. We met again. Every time she would cry on my shoulder, I was here on the line trying to save her. He asked me to come back, but we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know, even if I'm not around. You can wake me up, I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve. Buongiorno a tutti quanti, bentornati sul nostro canale. Allora, oggi è mercoledì, quindi domani uscirà questo video. Non sono riuscita a farlo prima, cioè ieri, perché ieri è stata una giornata un po' incasinata. Però facciamo tutto oggi. Mi dispiace, chiedo scusa alla ragazza che voleva una ricetta dei biscotti. Farò due, aspettate che il gattino vuole uscire, vai, eccomi qui, dicevo, farò due template con delle ricette, una dei biscotti e una del dei caponotto, perché me l'avete richiesto, cioè mi avete richiesto il video dei biscotti e la ricetta dei caponot. Solo che il video non riesco a farlo oggi, quindi farò la ricetta e poi la manderò alla diretta interessata su Instagram. Se anche voi volete i template, ciao, la ricetta dei biscotti e dei caponot, mi scrivete su Instagram e io ve la mando. Quindi dopo vado a preparare tutto il computer. Nel mentre devo mettere a bagno i spinaci dell'altro giorno, perché sennò si affosciano, e lo facciamo insieme. Allora andiamo a mettere dentro la vasca, adesso chiudo che non esca l'acqua, tutti gli spinaci, così loro si lavano. Quindi è bella grande la vasca, come avete già visto, e vado a togliere questo pezzo qua e metto il resto dentro. Ok. Ok, adesso li metto a mollo. Riempio tutta la vasca e li lascio lì un pochettino. Allora, volevo fare quelle cose che vi ho detto prima, no? Peccato che il computer ha deciso di fare preparazione Windows, aggiornamenti, eccetera. E quindi niente. Allora mi sono messa a lavare la cucina, la stanza. Però è ancora qui che fa i suoi giri. Vorrei andare a fare qualcosa fuori, però il problema è che non si può fare niente adesso. Facendo freddo, non è che puoi togliere l'erba, eccetera. Quindi, boh, vediamo cosa posso fare, anche perché devo farvi vedere anche qualcosa in questo video, sennò è un casino. Comunque, oggi andremo a fare una passeggiata, così vedete un pochettino. Vi avviso, non c'è niente in questo paese. Ok, dicevo, qua nel paese non c'è molto. Voi ci chiedete di farvelo vedere e possiamo farvelo vedere, però è solo campi, nel senso che qui c'è una posta, un ristorante e una farmacia, mi stavo perdendo, altro non c'è, quindi non c'è né un supermercato né un posto dove andare a comprare vestiti, eccetera. L'unica cosa che c'è al mercoledì c'è il mercato, ma mercato vuol dire quattro banchi, più o meno, quindi vedrete solo campi, distese di campi, case, animali e basta. Non c'è nient'altro in realtà, però
A noi piace tutto tranquillo, la sera ti metti lì, non senti niente. Anche perché a Torino avevamo sempre la birreria. Adesso col Covid no. Però comunque altre volte quando era aperto, madonna, cioè fino alle 3, alle 4 di notte andavano avanti a urlare, eccetera. Qui invece è proprio calmo, calmo, calmo. Adesso Puzza è sul divano che dorme e Brillo è lì alla finestra, cioè. Voi in questi video vedete solo Brillo alla finestra, perché lui ama stare lì, guardare fuori. Perché ci sono gli uccellini e ogni tanto i gatti. Tipo la gatta che vedete ogni tanto su Instagram. Sono innamorati perché si fissano, si fissano. Madonna, sto con più cioccolate. Preparazione di Windows, non spegnere il computer. Quindi vediamo cosa farvi vedere. Adesso penso anche a cosa fare da mangiare. Appena arriva Manuel che... si è acceso. Appena arriva Manuel che è andato dal medico, mangiamo, facciamo una passeggiata, vediamo un attimino. Allora, il video, ciao. Il computer sta praticamente un attimino svegliandosi, nel senso che mi dà ancora la rotellina, quindi meglio non toccare il computer. Ma adesso facciamo un attimo una cosa. Vieni, Asso. Ok. Non mi vedrete molto probabilmente. Andiamo un attimino a vedere, senza pestare le cacche di Asso, che dobbiamo togliere un attimino sotto in cantina, perché sapete che avevo... No, mi sa che non posso andare in cantina, cavolata. Manuel si è portato via le chiavi. Niente. Praticamente, sapete che c'era una cameretta dove c'erano tutte le mie cose per la grafica. E volevo un attimino capire se c'era ancora un asse buono, perché uno è stato sotto la pioggia e si è praticamente ammuffito, eccetera. Quindi volevo un attimino capire se potevo metterlo sopra in camera, fare una scrivania con tutte le mie cose, perché sento proprio che mi manca il creare, eccetera. Quindi sopra magari fare la parte scrivania, cose creative, e quando dobbiamo montare video o caricare sta su. Montare magari ogni tanto lo facciamo sotto, però creare un mini scrivania, studietto in camera. Andate, Asso. Topone? Ciao topone! Ciao! Ma quanto è bello! Vado a stare fuori! Ma sì! E niente, non posso andare in cantina perché mi hanno si è portato via le chiavi. E un paio l'abbiamo noi, un paio c'è la mia suocera. Aspettate che metto fuori di luce. In caso ci fosse da fare qualche lavoro e noi non ci siamo. E l'altra ce l'ha ancora il muratore. Comunque si sta benissimo qua fuori, ragazzi. Cioè, è proprio un'altra cosa che vivere a Torino. Mi devo mettere così perché se no non mi vedete. E niente. Asso fa i suoi giri. Io non vedo l'ora che sia un po' primavera perché voglio iniziare a mettere un po' di fiori, eccetera. C'è una pace, sentite. Ogni tanto sentite qualcuno che parla, ma poche volte. Asso. Cani che abbaiano.
È buono. C'è topone. Vado dentro a fare quelle cose al computer e ci vediamo dopo. Allora, mi sono legata i capelli perché adesso voglio mettervi gli spinaci nel surgelatore, perché non li faccio oggi a pranzo, non so quando li farò e non voglio che appassiscano. Quindi adesso sto togliendo l'acqua qui dal lavandino e poi vado a metterli sul, come si chiama? Non mi viene in mente il nome, sul piano di legno. Questo, faccio prima a girarvi il tagliere, ok, con dei pezzi di carta assorbente, così prendo, metto gli spinaci lì, li lascio asciugare, poi quando sono asciutti li vado a mettere nel congelatore. E niente, qui adesso li ho scolati e vado a metterli lì. Aspettate qui appoggio, ok. Qua non c'è più acqua, c'è ancora, nel senso l'acqua, però non tanta. E vado a disporli tutti qua. Cerco di allargarli un po'. Dimenticato un pezzo. Così vedete anche un attimino bene se ci sono dei pezzettini ancora o no. Mi sa che non basta. Adesso li metterò anche un po' qua perché per forza non ci stanno tutti. Quindi facciamo un po' così, asciughiamo. Vabbè, mettiamo un po' di carta assorbente pure qua, magari qua che è sul piano di lavoro ne metto la doppia, ma mi si stanno staccando così, vabbè, mettiamo anche qua. Ok, sono tutti qua così, adesso vado a metterci la carta sopra ed asciugo. Guardate quanti ce ne sono, qua è 1 chilo di spinaci. Ok, li lascio un pochettino così fino a dopo pranzo, che si asciughino di più anche un po' all'aria e poi andiamo a metterli nei sacchetti. Invece per quanto riguarda pranzo farò la pasta col tonno e sto pensando se farla rossa col sugo, quindi con il pomodoro o no. E niente, sono le... Mezzogiorno un quarto, mamma non è ancora arrivato perché aveva l'appuntamento alle 10:30 ma non è ancora passato. Quindi credo che metterò su un po' di acqua e poi quando arriva lui butto giù la pasta. E intanto penso come fare il sugo. Allora ho messo un po' di scalogno, come vedete, e un po' di olio. Vado ad accenderlo. Ok ragazzi, ho messo anche il tonno, non riesco a farvelo vedere, proviamo così, ah ok, così si vede meglio.
Purtroppo mi è andato, non ho scolato bene l'olio, quindi c'è anche un po' di olio di quello. E poi vado a metterci un po' di passata. Facciamo che finirla perché qua era già aperta. E poi queste botticine io le userò per poi la nostra conserva. Magari farò delle etichette un po' carine, vediamo. E adesso aspettiamo che l'acqua bolla. Manu mi ha chiamato e sta arrivando. E niente, ci vediamo poi dopo. Allora, Manu è arrivato. Dal medico. Dal medico, puoi anche venire qua. Sì, sono ancora, volevo togliermi la giacca. E ha preso due cose. Ciao. Al mercato che già vi dicevo stamattina. Ha preso due mele. C'è lo scontrino anche. Due mele. Poi, siccome lui voleva i pomodori, si è preso questi pomodorini piccoli, anche se non sono di stagione. E non so quanti se ne è presi, ma c'è... Ah, ok, mezzo chilo, c'è un sacchettino qua. E poi ha preso due peperoni. Vai fuori, vai. Allora, stiamo facendo una passeggiata come promesso, Manuel è qua, si vede, sì? Perché stiamo andando a portare l'umido, che ci siamo dimenticati mentre andavamo giù da sua sorella di portarlo in macchina, quindi ci facciamo una passeggiata. Però come vedete non c'è nulla, quindi vi posso far vedere i campi, come dicevo stamattina, sì. Ma non ci sono né... negozi né niente. Ma stiamo guardando se il cane scappa. Sì, stiamo provando a vedere se adesso scappa, perché l'abbiamo lasciato da solo. La prima volta che lo lasciamo da solo fuori. Di solito è dentro col gatto. Esatto. E quindi un po' così. Noi l'umido ce l'abbiamo lontano. Non è fuori da casa. No, lontano nel senso che non è sotto casa. Invece vabbè, a Torino c'era il coso sotto, essendo in condominio, poi invece devi fare un po' di passeggiate e andare fino a una chiesa che c'è, che dice è l'umido per questa zona. E niente, madonna, siamo nei campi. Mi viene mal di testa. Perché? Non lo so, forse per il caldo o freddo. Prima avevo un caldo da madonna, adesso ho un po' di freschetto alla testa. Ma... guardate un po'. Mi piace toccare la natura. E niente, siamo arrivati a casa, c'era un pacco, sì, nel cortile. Quindi perché hanno buttato il pacco così. A differenza di Torino, che comunque se non ti trovano ripassano, poi direttamente ti lasciano i pacchi. Sì. Te li buttano dentro. Nessuno ha voglia di ripassare nei campi. E quindi praticamente mi sa che tutte le volte che ordineremo speriamo che non sia qualcosa di fragile, perché sennò se buttano come sì, hanno buttato questo. Ma adesso mi ingegno, trovo un sistema o un qualcosa da appoggiarli lì e poi riuscirò. Boh, vedremo. Comunque qua ci sono un po' di case. Ha perso il fuoco. Sì? Ok. Ma non vedi questa qua? Sai che io non vedo niente perché è tutto buio, essendoci il sole proprio addosso. E niente, facciamo 10 minuti di passeggiata, poi vado a casa, faccio la sacca a mano e poi vediamo cosa fare. Tra le quali devo fare quelle cose che dicevo stamattina per Instagram, con le ricette dei biscotti e dei caponotte. Ah, sì. Perché prima non sono riuscita. Ma perché non andava. Li hai già fatti? No, devo fare delle schede da lasciare su Instagram. Ah, sì. Con la ricetta, perché purtroppo sì, stamattina non andava internet. Non metti mai le schede. Non andava internet, quindi era un po' un casino. No, non è che non andava internet. No, era lento. Il wifi non prendeva. Ma siccome stamattina non prendeva, ti ho detto non l'ho fatto. Dopo perché mi metterò lì e quello che è arrivato oggi serve. Adesso è arrivato il extender.
l'extender, così almeno dovrebbe prendere come sopra. Anzi, ho proprio un router. Niente. Asso non si vede, quindi. Sì, dovrebbe essere ancora calda. Che poi queste strade qua le avete già viste? Perché quest'estate ve le abbiamo fatte vedere. Esatto. Solo che il paesaggio cambia completamente. Perché adesso è inverno. Inverno che poi si muore dal caldo, ma. Oggi. A me piace questo pezzo qua. Che l'infinito. C'è il prato. Non so se vedete, ma questo pezzo mi piace tantissimo. Perché c'è la c'è proprio la vallata. Aiuto. Stavo per scivolare, tutto bagnato, tutto pauta. Ok, vi ho fatto vedere quel pezzo, posso scendere perché sennò mi faccio male. Ok. Prima siamo andati da mia suocera a prendere il caffè con la sorella di Manu e non trovavamo più le galline. Quindi siamo andati a cercarle fino nell'orto perché non le trovavano. Sua sorella, avendo il bambino, non poteva uscire e lasciarlo solo. Allora siamo andati noi. Alla fine erano sopra. Abbiamo fatto un giro fino a sotto per niente, ma pazienza. E boom. Ci siamo fatti una passeggiata. Siamo fatti una passeggiata lì, poi ho preso le uova che erano ancora lì. E boom. Sa, ci vediamo poi quando siamo a casa. Sono già 5 minuti solo di ciaciara. Allora, ho fatto due tè perché Manu aveva voglia di tè e poi io biscottini anche per fare merenda. Adesso aspetto che arrivi, se si muove. Allora ragazze, devo mettere via gli spinaci, solo che mi sono accorta che non ho più sacchi del gelo, quindi ho detto come cavolo li metto via, non posso tenerli così fino a domani perché comunque secondo me si ammoscerebbero perché sono comunque asciutti e non vorrei che magari il gatto salisse, facesse casino eccetera. Quindi cosa ho detto? Proviamo così, ovvero li metto dentro la pellicola. Non so se va bene perché in realtà sì, ci metto già la carne nella pellicola, quindi credo di sì. E vi faccio vedere come faccio l'arte dell'arrangiarsi, così ne prendi quello che hai e fai. Allora, vediamo se riesco a mettervi da qualche parte. Allora, apro la carta, cioè la pellicola, e ci metto dentro gli spinaci. Ovviamente non so quanto ne verranno poi fuori, quindi la prima volta provo con uno. Poi vedrò, è un esperimento. Allora, apriamo bene. Ok. Mettiamo un pochettino. Tanto controlliamo anche se ci sono i gambetti, che magari sono sfuggiti. Mettiamone ancora un po'. Ok, li vedete, no? Vabbè, non è caduto. Vado a impacchettarli come impacchetterei qualsiasi altra cosa, cercando di non far uscire tutto. Non vi mettete a ridere, per favore, ma è l'unico modo che mi è venuto in mente, lo giuro. Solo che questo l'ho riempito un po' troppo, mi sa. Proviamo a fare così. È anche difficile muovere un po' sta carta, però carta pellicola, scusate. Facciamo così. Creo delle buste, chiamiamo così, no? Delle buste dove metterci gli spinaci, per forza.
scappato uno spinacio. Ok. Un altro pacchetto è fatto, quindi vado a metterlo nel congelatore, quando mi serve lo tiro fuori. Penso che ne usciranno ancora due, quindi avrò 4 pacchi di spinaci. Noi siamo in 2, quindi credo che bastino pacchi così. Quindi se non avete dei sacchetti, provate anche voi, poi vi dirò come mi sono trovata, perché è una cosa che ho fatto solo adesso e non so dirvi se ci sta o no. Se è una cosa furba ho fatto una cavolata. E niente. Su Rai 3, dalle 21:20, chi l'ha visto? Su Rete 4, dalle 21:20. Buonasera a tutti quanti. Buonasera. È passato un po' di tempo dall'ultima clip dove c'erano gli spinaci. E noi abbiamo ancora tolto le cacche di asso dal prato, perché sennò le pestiamo, esatto. Non è bello. Poi lui ha tolto della terra che si era depositata, abbiamo scoperto che c'era un pezzo in più. Il piazzale ancora dove mettere la macchina. No, piazzale no. No, vabbè, però un 2x2 ci sono ancora. Non è che abbiamo scoperto 2x2, sarà un metro. Comunque. Boh. Sì. No. E niente, volevamo dirvi che sono arrivati dei pacchi, tra le quali uno è arrivato oggi, che vi ho già detto cosa è successo. E aspettate che mi sia aperta una cosa strana. Che è successo? Ok. E niente, comunque questi due pacchi, no, tre pacchi, scusate, tre pacchi. Contenevano delle cose per internet, facilitare un pochino di più il caricamento. E lo svolgimento della non la live, perché la live la faremo col telefono. Sì. E vediamo, molto probabilmente ne faremo due invece che... Sì, un weekend sì, un weekend esatto, no. Esatto, perché se non riusciamo nel weekend in cui magari non c'è, cerchiamo di fare il video anche la domenica per non lasciarvi scoperti. Sì, esatto. E abbiamo preso queste cose con il buono che ci ha mandato una di voi, che si chiama Cristina. Esatto. Ti ringraziamo tantissimo. Esatto, abbiamo preso questo. Abbiamo preso un cavo di rete, un adattatore per il PC mio, che è quello con cui montiamo i video, e un extender del wifi per poter, volendo, mandare via i video da sotto direttamente. E quindi abbiamo usato questo buono che lei ci ha regalato, visto che... cioè, una cosa anche per voi, no? Visto che esatto. Caricare video, eccetera, lo facciamo per noi, ma anche per voi. Ci sembrava carino spendere questi soldi per facilitare... Sì, per qualcosa che fosse inerente anche ai video. Esatto, per facilitare anche un po' queste cose. Dopodiché, prima abbiamo già girato questo pezzettino di video, ma ci hanno interrotto col telefono, quindi... Chiamate, non mi ricordo neanche più cosa stavo dicendo. Cosa stavo dicendo... Cosa hai fatto tu oggi pomeriggio? Ah, ecco, non ho fatto quelle famose ricette scritte, non ho scritto ricette. I caponet. E i biscotti lo farò domani, cioè quando voi vedrete questo video, perché non ce l'ho fatta, quindi voglio farlo domani. Devo farlo, tanto siamo a casa perché comunque devono arrivare le sacche di Manuel. Esatto. Poi sabato vedrete invece il video del compleanno. Spero di riuscire a editarlo, perché andremo fino alla sera, quindi dobbiamo capire un attimino. E niente, io vi ringrazio perché comunque gli iscritti stanno salendo, ci avviciniamo sempre di più al traguardo dei 1000. Quindi grazie, grazie, grazie. Grazie a voi. E noi adesso stiamo guardando in mentre anche su 6 il sopravvissuto, The Martian, che abbiamo già visto un bel po' di volte, però è carino. Sì, è sempre bello come film. L'abbiamo lasciato. Scorrevole. E niente, iscrivetevi su Instagram, Katia_sweetmomo_ vuol dire trattino basso. Perché ci stiamo facendo delle stories, quindi... Sì, stiamo mettendo sempre più stories, quindi... Quindi è carino, vedete proprio... Se avete un account Instagram, aggiungeteci. Esatto.
quei panni che vi dicevo mi arriveranno la prossima settimana, quindi poi ve ne parlerò. Sono tutta contenta perché mi piacciono. E quindi appena arrivo vi faccio vedere. Continuo a mettere la mano davanti a Manuel. Scusa, mio amore mio, non lo faccio apposta. Solo che lui è lì, io gesticolo e metto, tienimi la mano. No, no, vai. Dammi la manina così non Come? gesticolo. Ecco. E niente. Quindi mi raccomando, iscrivetevi se non siete ancora iscritti. Commentate Tanto, tanto, tanto. e attivate la campanellina. E mettete mi piace Mettete mi o non mi piace o piace, non mi piace, quello che però io preferite. spero che mettiate mi piace. Ma anche non mi piace, quello che vi piace Insomma, di più. non mi No, noi piace, puntiamo ad avere i mi piace, logicamente, ma appunto. se il video non gli piace, dovranno mettere non mi piace. Esatto. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao. Ciao, e mi copri. Ciao.